fare un punto su una, chiamiamola, filosofia di fondo. Allora, la prima è continuare a credere fortemente nei servizi. Noi, servizi sociali, servizi educativi, scuola, sono servizi nei quali crediamo tanto, lo abbiamo confermato anche in anni difficili, perché finanziariamente questi sono stati anni difficili per il Comune e gli anni avanti saranno ancora peggio. Abbiamo confermato e siamo cresciuti in termini di risposta sociale e servizi educativi. È la cifra della città, quindi su questo c'è la certezza che continueremo a sostenere e a crescere andando a cercare i bisogni da dove ci sono. Secondo punto, le grandi opere cercheremo di realizzare più soldi degli altri. Tesoro ha speso molto della propria risorsa per il Palace, per l'Interquartieri, attraverso il privato, attraverso i fondi europei, con quindi la ricerca di risorse esterne. Siamo in grado già oggi di cantierare, di mettere in atto importanti opere, il completamento dell'Interquartieri, faccio un esempio, o come stiamo realizzando il raddoppio di San Vincenzo con l'intervento della Pesaro Parcheggi. Insomma, continueremo nell'azione di miglioramento del traffico e dell'abilità delle opere, ma facendo attenzione a utilizzare i soldi che arrivano dal privato o fondi regionali ed europei a sostenere la città, in modo da avere garantire le risorse per i servizi. Secondo me queste sono due cifre significative che caratterizzeranno i prossimi anni, perché sono anni di difficoltà, anni di crisi. Il Comune da subito è stato vicino a chi perdeva il lavoro, togliendo i costi delle tariffe, eccetera, che uno paga. L'abbiamo fatto per i servizi, lo faremo anche per le tariffe dei rifiuti e altri. Quindi attenti a quello che sta accadendo, motore in termini di crescita, ma soprattutto dando le opportunità al privato, alla regione, all'Europa di investire sulla nostra comunità e riservando le nostre risorse per chi ha più bisogno, in anni in cui ci sarà sempre più bisogno. Siamo una garanzia rispetto a un'idea di città molto forte, che vuole eccellere rispetto al territorio circostante, ma ha un'attenzione particolare per le fasce più deboli. E su questo, insomma, sono i nostri valori, sono quelli in cui crediamo e continueremo a credere e investire. Io direi che più o meno è tutto, cioè, come dico, ci sarebbe da approfondire tante altre cose, però seguitelo magari nei dibattiti che farà in giro, che già ha iniziato a farli, ma comunque li farà. Dunque, secondo me ne vale la pena anche per, anche se qualcuno fosse contrario, per uno per seguire e vedere un attimino veramente se uno è contrario, perché come dico, spesso la carta stampata riporta solo un tipo di cose. Noi vogliamo cercare di riportare un po' tutto, perché non siamo ciechi, le cose vediamo che a peso si fanno. Dunque, se io corro da mattina alla sera per fotografare il sindaco che inaugura e fa queste cose qui, eccetera, vuol dire che no, dopo tutto non è che non si fa proprio niente. Questo è quello che volevo di base personalmente aggiungere. Grazie a tutti. Arrivederci.